Il modello di successo della Dacia si rinnova, veste di nuovo infatti Duster, il SUV low cost che ha già comunque totalizzato oltre 1 milione di unità. Si volta dunque pagina e nonostante l'evoluzione di questo SUV sia da ritenersi progressiva rispetto ai modelli precedenti, si notano già al primo colpo d'occhio i radicali cambiamenti. I montanti anteriori sono stati avanzati di 10 cm, regalando un maggior spazio all'intera vettura e sottolineando l'aspetto robusto e muscoloso. Il frontale quindi è radicalmente nuovo e l'impatto più grintoso e quanto mai vicino ad un look da fuoristrada. I gruppi ottici anteriori e posteriori sono del tutto rinnovati nel design e gli anteriori arricchiti da nuove luci diurne a LED, così come nuove sono le protezioni, le nervature del cofano motore e gli inserti satinati sui paraurti, che esaltano lo spirito off-road del nuovo Duster. La linea di cintura inoltre è decisamente più alta, conferendo un aspetto più robusto a questo quasi SUV, insieme ai cerchi con diametro fino a 17 pollici. All'interno il cambiamento di maggior rilievo è l'adozione di materiali soft touch, in combinazione con nuovi comandi ergonomici e intuitivi. A sua volta l'infotainment si arricchisce dei nuovi sistemi di connettività, compatibili anche con Apple CarPlay e Android Auto. Tra le dotazioni di bordo, inoltre, presente la telecamera multiview, il Blind Spot Warning, proiettori luci automatici e climatizzatore automatico. Non si esclude inoltre, in un futuro a breve termine, l'arrivo di una versione long, capace di accogliere fino a 7 persone. Costante la gamma motori con un 1.6 a benzina e il classico turbo diesel 1.5 con 90 o 110 cavalli, da oggi disponibile anche in abbinamento con il cambio automatico a doppia frizione EDC di Renault, però nella versione iniziale a 6 marce, comunque molto efficiente e fluida nei passaggi da una marcia all'altra.